che è stato il maestro Bertuzzo che veramente ha scritto la storia della fanfara dei Bersaglieri. Eravamo in un'altra splendida cornice teatrale, questa volta al Teatro Ponchielli di Cremona, dove il sottoscritto era stato indegnamente chiamato a presentare il concerto d'apertura del 52esimo raduno nazionale, concerto tenuto da una stella lucente del firmamento musicale bersaglieresco italiano che è la fanfara Tramonti Crosta di Lonate Pozzolo. Bene, grazie. Bene, non si era ancora spenta la eco degli applausi dei 1400 spettatori, ancora increduli e entusiasti per quello che avevano appena ascoltato, che il maestro Bertuzzo salì sul palco. Mi mise una mano sulla spalla e mi disse, parafrasando un noto motto dei Bersaglieri, è la fanfara dei Bersaglieri, imitata forse, eguagliata mai. Piccino perché su questo palcoscenico con il grande numero dei componenti della fanfara di Palermo non ci stiamo più tutti. Allora, dopo i vostri entusiastici applausi pienamente giustificati, perché per usare un termine calcistico chi gioca in casa sicuramente è sempre favorito, però io rilancio chiedendovi ancora un grande applauso per le fanfare di Bergamo e di Casa. E do lettura delle note biografiche della fanfara con Lello Giacomo Alfano di Palermo, che è stata costituita il 4 giugno del 1931 e subito la fanfara partecipa all'ottavo raduno nazionale in quel di Bologna, guidato dal capo fanfara Giuseppe Bonsignore. Dopo le vicende belliche, grazie alla ferma volontà del capitano medaglia d'argento al valor militare Pietro Scozzari, la fanfara rinasce ed apre proprio a Palermo il 16° raduno dei Bersaglieri d'Italia nel 1958. Negli anni, grazie all'impegno dei maestri che si sono susseguiti alla guida del complesso e degli appassionati dirigenti, la fanfara di Palermo è diventata un esempio di gruppo affiatato, compatto, vero esempio di dedizione alle migliori tradizioni musicali bersaglieresche. Il sodalizio, che dal 2013 è dedicato all'indimenticabile figura del colonnello Giacomo Alfano, già presidente regionale siciliano dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, un caro saluto alla vedova, alla signora Pina, che so essere presente questa sera in sala, stavo dicendo che la fanfara è attualmente diretta dal maestro Giacomo Monticelli, in atto prima tromba in forza al 6° Reggimento Bersaglieri di Stanza Trapani, diplomato al Conservatorio di Vincenzo Bellini di Palermo, appunto in tromba, e coadiuvato dal vice capofanfara Santino Battaglia, che nella biografia della fanfara è definito prezioso e indispensabile collaboratore. Straordinario il complesso musicale bersaglieresco che sa scatenare un grandissimo entusiasmo presso tutti i fortunati che hanno l'avventura di ascoltarlo. E noi adesso lo ascoltiamo nella prima esecuzione che ci propongono, che è la Marcia Cannone.
Questa musica originariamente era intitolata Gabriella ed è stata composta per la fanfara del 12° reggimento nell'anno 1910 dal maestro Giuseppe Treglia, che dopo aver terminato gli studi musicali si era arruolato nel corpo dei bersaglieri, diventando in breve tempo un capo fanfara molto apprezzato. Questa marcia, che non ha versi, intende idealmente trasformare il rombo assordante degli obici e delle cannonate in musica, quale sfida temeraria del fante piumato al pericolo e alla morte, in occasione del primo conflitto mondiale, che vide i bersaglieri affrontare un nuovo tipo di guerra, quella di trincea, estremamente impegnativa ed alienante. A voi questa marcia dal titolo roboante davvero, la marcia cannone. Prego, maestro Monticello. Siamo nel 1939 e nella caserma che ospita il 4° reggimento a Torino militano Pedro Fuentes, il colonnello comandante, e il suo attendente, il sergente Mario Malabrega. Appunto in quell'anno cominciano a soffiare impetuosi gli eventi di guerra, quel terribile secondo conflitto mondiale che, lo sapete tutti, tanti disastri combinato. Il colonnello Fuentes chiama a sé il fido attendente e insieme scrivono questa canzone. Una canzone che, come tutte le marce bersaglieresche, è allegra e spregiudicata, ma tuttavia non nasconde il grande dramma che investe ogni famiglia quando scoppia il conflitto. Infatti uno dei versi dice: sempre torna il vessillo del reggimento, ma non sempre ritorna il papà. Versione cantata e suonata dai componenti della fanfara di Palermo. Prego, maestro Monticelli. Hey!
adesso abbandoniamo anche se solo per un attimo il ritmo bersaglieresco, perché la fanfara ci appresta a farci provare un momento di grandissima emozione musicale. Ascoltiamo infatti dagli amici della Colonnella Alfano il concerto di Aranjuez, che è una versione per fanfara dell'opera più nota di Joaquín Rodrigo, pianista non vedente, uno dei compositori spagnoli più famosi del primo dopoguerra. Scritta all'inizio del 1939 a Parigi, in un'atmosfera tesa per le vicissitudini della guerra civile spagnola e per l'imminente scoppio del secondo conflitto mondiale, il concerto di Aranjuez costituisce la prima opera composta da Rodrigo per chitarra ed orchestra. Ispirandosi ai suoni captati nei giardini del Palazzo Reale di Aranjuez, egli la concepì cercando di trasmettere ai suoi futuri ascoltatori i rumori della natura, sebbene questi fossero lontani nel tempo e nello spazio, una sorta di cattura della fragranza delle magnolie, del canto degli uccelli e del fragore delle fontane. Trattandosi di un pezzo estremamente suggestivo, so che la fanfara intende dedicarlo alla memoria del colonnello Alfano, che ho già citato prima, e a quella del presidente provinciale dei bersaglieri di Palermo, il compianto Roberto Baroncini, e so che anche in questo caso è presente, e saluto con grande deferenza, la vedova signora Anna. Personaggi che io ho avuto la fortuna di conoscere, innamoratissimi delle piume, ma soprattutto degli ottoni della fanfara, e questo pezzo era veramente il loro brano preferito. Trombe soliste Giacomo Monticelli, all'eufonio Francesco Di Maio e Nicola Battaglia. A voi il concerto di Aranjuez.
Beh, signori, vi avevo preannunciato una grande emozione musicale che sicuramente ha preso tutti, a cominciare dal sottoscritto. Però così, per dimenticarla, archiviarla, passiamo subito a un'altra grande emozione, questa volta però targata ritmo bersaglieresco. Io metaforicamente ho gettato via i miei appunti, perché la bersaglierata che adesso vado a presentarvi, e chiedo scusa al generale Cataldi, però i bersaglieri, se non osano qualcosa, non sono bersaglieri. Non mi sento di leggere degli appunti, perché la fanfara adesso ci propone la variata del bersagliere, che dovete sapere ha un'origine, e beh, se volete anticipare con un applauso l'esecuzione, non ci offendiamo, eh. Stavo dicendo, una esecuzione che ha un'origine curiosa, è nata infatti da una sfida tra i solisti delle varie fanfare che in occasione degli ammassamenti dei primi raduni nazionali, il primo in assoluto, lo ricordo, si tenne nel 1922 a Roma sotto l'egida di Sagra Bersaglieresca per celebrare la traslazione di Enrico Toti. Stavo appunto dicendo che in occasione degli ammassamenti i solisti ci si davano colpi di variazione sulle canzoni bersagliereschi più in voga all'epoca. La cosa andò avanti per un po', finché Aristide Manprin, che fu uno dei più grandi capofanfara del 12° reggimento, si decise ad assemblare tutti questi suoni e ne ricavò una marcia bersaglieresca trascinante davvero, che presentò per la prima volta al raduno di Bolzano nel 1927 alla presenza dell'eroe di Sharashat, il colonnello bersagliere Gustavo Fara. Quella che voi adesso ascolterete è la prima in assoluto versione di questa composizione, tratta dal canto tradizionale del Flick e Flock, con i solisti che, applicando quasi in pieno il 10° comandamento di La Marmora, fiducia in se stessi fino alla presunzione, daranno veramente il meglio di sé. Solisti che, se la memoria non mi inganna, sono all'eufonio Francesco Di Maio, alla tromba Filippo Cincimino e Gaspare Cangialosi, mentre sono sicuro, conoscendolo, che ci metterà il suo zampino, anzi meglio dire la sua tromba, il capo fanfara Giacomo Monticelli. Bene, signori, vi invito non solo ad allargare bene le orecchie per quello che ascolterete in occasione della variata del bersagliere, ma anche a guzzare molto bene la vista per quello che vi proporrà la fanfara di Palermo nel farvi ascoltare questo straordinario esempio di musica bersaglieresca. A voi la variata del bersagliere.
signori, chi vi parla ha la fortuna di aver accompagnato in qualche occasione la fanfara dei bersaglieri d'Italia all'estero e ha avuto anche l'avventura di vedersi esibire dei complessi bandistici militari straordinari, la banda della Marina Militare Americana, la banda dell'Armata Rossa di San Pietroburgo, i complessi degli eserciti svizzero, tedesco, austriaco, la banda reale inglese e le scornamuse scozzesi. Però vi posso garantire che quando nell'arena della piazza o sul prato dello stadio irrompe a passo di corsa la fanfara dei bersaglieri d'Italia e attacca con la variata l'entusiasmo delle migliaia di persone presenti, sale alle stelle e non ce n'è veramente per nessuno. Oltretutto gli zelanti collaboratori della fanfara mi hanno fatto notare che questa sera per voi la fanfara ha tentato e superato un record con 13 trombe soliste che suonavano una lo strumento dell'altra. Una performance musicale di per la vita, ve lo garantisco. Beh, per il momento ascoltiamo i Pirati dei Caraibi. La fanfara di Palermo chiude appunto la sua esaltante esibizione proponendoci la colonna sonora della saga cinematografica I Pirati dei Caraibi. Le musiche, composte via via dagli autori Klaus Badelt e Hans Zimmer, sono state elaborate per fanfara dal maestro Giacomo Monticelli, appunto capo della fanfara colonnello Giacomo Alfano, la quale ci farà rivivere attraverso le note le emozionanti gesta dei bucanieri guidati da Jack Sparrow, il corsaro interpretato sul grande schermo dall'istrionico attore Johnny Depp, affiancato nel quarto episodio della serie da una strepitosa Penelope Cruz. Una curiosità, la produzione complessiva della saga si compone di 4 film già realizzati, mentre un quinto episodio, il cui titolo ancora provvisorio dovrebbe essere Anche i morti hanno delle storie da raccontare, probabilmente gli autori non avevano nulla di più macabro da sottoporci, è appunto dato in uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il prossimo anno. A voi la colonna sonora della saga dei Pirati dei Caraibi. Prego, maestro Monticelli.